Sei nel posto giusto, dove si può sognare, ridere e pensare. Questa è la tua radio. Radio Casa Nicolassi. Libertà musicale. Ma si fa poesia. Non so, sento non pensandoci perché occorre farla. Ho scritto il primo libro di poesie, Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea. L'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere sulla cosa, l'involucro delle pallottole, di cartone, su delle cartoline in frantigia, e così nel pericolo fra e l'altro, il procedimento normale, ma non si sa, viene così d'un tratto un'idea, e poi questa idea vi tormenta, e poi scrivete qualche cosa, e poi vi ritorna ancora, e poi continuate, e a volte è un lavoro lungo, a volte è un lavoro che si fa in pochi momenti, no? Non so, L'isola per esempio è una poesia lunga anche elaborata del sentimento del tempo, è una poesia che mi è nata in una notte. Altre poesie brevissime mi richiedono 6 mesi di lavoro, non sono mai a posto, ci seguono con l'orecchio, non si sa poi che cosa sia questo orecchio, non si sa che cosa sia, perché l'orecchio poi va dietro al significato, va dietro al suono, va dietro a tante cose, non si sa, insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espressa. No, non si è mai espressa veramente, si è sempre scontenti, no? Si è sempre scontenti, no? Si vorrebbe che fosse detto diversamente, ma la parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina. Ci siamo. Ma davvero, anche oggi ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti sempre con il nostro consueto ritardo. Ma vedo che è normale, ma non si può chiedere a un artista la puntualità. Insomma. Non riusciamo. Vediamo se qualcuno si è inserito, sta osservando questa diretta. Tu ti sei connesso? Con sì, il io tuo? Mi sono connesso. Ti è arrivata tipo una notifica, qualcosa? Ecco, sì. Ok, vediamo, aspettiamo che qualcuno si connetta, altrimenti continuiamo a parlare io e te. Sì, chiacchieriamo, tanto se famo tutti. Oh, abbiamo le prime connessioni. Ok. Ah, tra l'altro, ci stanno chiedendo una richiesta di partecipazione, vogliamo usare, perché io tra l'altro, Sandrone, tu conosci? Non conosco Sandrone. Allora, possiamo anche osare e vediamo un attimo che esce fuori, Vediamo che esce fuori con Sandrone. C'è una richiesta di partecipazione di Sandrone. Io non so se conosco Sandrone, perché in questo momento non riesco nemmeno a leggere bene. Vediamo, visualizziamo la richiesta, iniziamo in un modo... Allora, Sandrone... Non mi abbandonare, che io è sparita, vedi? Ora partecipa. Saluta, e io qui che faccio? Sandrone, vediamo. Allora, Alessandro, vediamo un po'. Ho provato a chiedere... a fare una richiesta, rifiutato, allora forse c'è stato un malinteso, misunderstanding. Forse aveva spinto solamente per partecipare, per osservare, però chiunque di voi vuole inserirsi,
per discorrere di poesia e tutto quanto. Noi siamo qui, io alzo anche un attimo il volume, scusate, siamo un po' ancora impacciati. Prenderemo la mano, assolutamente sì, dovremo anche spiegare. Dei corsi. Allora, spieghiamo nuovamente cosa facciamo qui, tra l'altro al Miralago, con il solito sfondo meraviglioso del nostro ombrellone che ci fa sempre tanta compagnia, e il lampione. Stiamo valutando anche l'idea di cambiare location, o meglio, non bar, ma cambiare disposizione, perché qui passano le macchine, beh, e quindi qualcuno si lamenta perché dice non si riesce a sentire, ecco. E dice c'è questo fastidioso rumore, poi c'è sempre la stessa Clio che passa, quindi insomma penso sia quello che lo fa apposta. Comunque, bando alle macchine, bando alle ciance, siamo qui per manifestare questa poesia in tutte le sue forme attraverso la tecnologia. Quindi abbiamo deciso con Umberto, tramite per adesso un canale Instagram, anche se qualcuno ci ha consigliato anche di proporlo in altre situazioni. Assolutamente, è stata richiesta quasi una pagina Facebook. Poi devo dire, dalla costituzione della nostra pagina Instagram, il profilo Instagram, abbiamo ricevuto un buon feedback da amici, conoscenti, ma anche da persone che nessuno dei due conosceva, che si sono volute approcciare con questa nostra iniziativa che abbiamo preso nell'ultima settimana. Poi è stata martedì la prima diretta, tutto molto in fretta, sì, ecco, però estremamente estemporaneo. Quindi vi consigliamo, se volete sbirciare le dirette precedenti che abbiamo fatto già martedì e mercoledì, vi consiglio per il primo video, per motivi di taglio che non abbiamo voluto operare, il link è in bio alla pagina Instagram, e per il secondo video è inserito nel IGTV, giusto? Però spieghiamo il nome, cioè diciamo il nome di questo profilo, perché caffè, il profilo vai caffè poetico. Basso poetico. Poetico. Quindi chi vuole può vedere già qualche materiale che abbiamo inserito, e sicuramente nel momento in cui ci saranno vari ospiti, secondo me sarebbe anche opportuno mettere qualche informazione su tutte le persone che si stanno inserendo man mano in questo contesto. Provvederemo nel fine settimana a inserire una foto significativa di ogni ospite che abbiamo avuto fino ad oggi, con un riassunto di quello che è stato detto e magari l'inserimento di qualche poesia, di qualche racconto che ci hanno voluto comunicare e condividere. Sì, c'è stata qui pochi giorni fa Beatrice che ha letto con noi alcuni suoi testi, poi c'è stato anche Luca che si è inserito proprio nella diretta, e oggi avremo un altro ospite. Davvero? Avremo Alessandro, che è un mio amico, poi vi parlerò, penso tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, si connetterà tramite Instagram. E vi ricordiamo che questo strumento di Instagram ci sta consentendo non solo di promuovere la poesia, ma anche nel caso di Umberto, vabbè, lui sta scrivendo, ultimando il suo romanzo, quindi attenzione, io ancora, cioè quel filo di mistero, ancora non ho capito bene di che tratta questo romanzo. Un piccolo accenno ce lo puoi dare? Beh sì, un piccolo accenno, parla di questa storia, di questo uomo che vive un profondo conflitto interiore per scelte di vita che si è autoimposto, un po' come un cilicio, insomma, ha deciso di abbandonare quelle che erano le sue aspirazioni artistiche per continuare in un'attività lavorativa familiare. Lui riesce con grande successo, con grandi fortune in questa attività, diventa un imprenditore a tutto tondo, molto particolare nel suo modo di fare, ma con grande riuscita, a grande prezzo però di quello che è il sacrificio di una vita sentimentale che sempre vacilla, traballa e si chiude in un baratro di devastazione interiore, fondamentalmente. Diciamo che in questo momento siamo nel pieno svolgimento di questo romanzo, la trama è perfettamente chiara, anche se si aggiungono sempre particolari che vanno ad arricchire questo viaggio, perché poi fondamentalmente è un viaggio di questo personaggio e della coprotagonista. Quindi è già da un po' di tempo che ci stai lavorando. E sei in fase quasi di chiusura. Diciamo che stiamo a un buon giro di boa, insomma. E manca la parte più importante, che è quella poi della trascrizione, perché ragazzi, lui scrive con una magnifica penna, un po' quel mondo antico di una volta dove ancora esiste un inchiostro, una carta da toccare. E quindi poi ci sarà un lavoro anche lì di trascrizione importante, che già sto operando, che mi toglie abbastanza tempo, perché
la mia grafia è molto condensata, quindi... quindi non puoi nemmeno affidarlo a terze persone. No, assolutamente. Ok, vediamo intanto qualcuno di voi che sta scrivendo, che sta partecipando. Oh, wow, ma anche Mauro! Mauro, oh, Mauro, lo dobbiamo invitare a questo, a questa diretta, perché Mauro, anche lui, grande poeta, artista, attore, ci siamo incontrati in diversi contesti. Quindi Mauro, quando vuoi, mi ricordo ancora il reading poetico che fece ad Albano. Andai a sentirlo e veramente sono rimasta molto emozionata, quindi spero di avere l'occasione di discorrere con lui sulla poesia. Mauro, speriamo di averlo presto ospite. Un colpo, facci sentire allora. Sandrone, è meglio commentare, quando vuoi puoi scrivere nei commenti senza nessun problema, noi leggeremo e aggiorneremo anche le altre persone che ci stanno seguendo. Wow, tra l'altro c'è anche Marcus brasiliano, un attore che ho conosciuto al teatro Poplar, un teatro sperimentale a Fara in Sabina, dove feci un percorso molto impegnativo e Marcus ci siamo incrociati in tante situazioni, durante le prove, durante il FLIPT, che è questo festival internazionale che si svolge ogni anno sempre a Fara Sabina. E speriamo di incontrarci presto, Marcus. Poi vediamo chi c'è. Vediamo. Ashik, belli, ciao ragazzi. Loro sono miei allievi di corsi di recitazione. Poi vediamo, aspetta, già fatto un casino perché ho spinto non so che cosa. Aspetta, mi aiuti? Allora, tante persone, ecco, si stanno inserendo. Poi, ciao carissima. Ciao a tutti ragazzi, continuiamo questo flusso poetico, non ci perdiamo qui. Io direi di entrare in piena fase. Piena fase? Voi che ci state osservando, se volete introdurvi a leggere qualche poesia o avete qualche domanda in particolare da mettere a me o a Umberto, siamo qui, quindi anche voi cerchiamo di rendere attiva questa partecipazione. Allora Umberto, che hai portato oggi? Allora, oggi ho portato il mio consueto... fardello. Stile femminile, ragazzi, guardate un po' questo, sì, raccoglitore. Parecchio tempo ormai, un po' rovinato. Detto, ci sono, sai, le alterne fortune. Uguale, no, molto bello, mi è piaciuto. Io poi sono amante di quadernini, taccuini, cose varie. Sì, ne ho tanti anch'io, insomma. Il mio quadernino personale degli appunti, eccolo qua. Ma al solito non siamo preparati, perché vedi, io no mai. Qui abbiamo i tre fascicoli dove sono raccolte le mie fatiche, fondamentalmente il romanzo, e soprattutto abbiamo la raccolta di poesie che ci risulta sempre utile, col taccuino di provenienza, che sono state trascritte in prima parte, quindi insomma sempre una mania la mia di scrivere a mano 300 fatiche per giungere a nulla. Allora, io intanto sto spulciando tra i miei appunti. Tra i miei appunti. Allora, potremo cominciare. Cominciamo dalla fine, a questo punto, io direi oggi. Che tema vogliamo? Allora, io oggi mi sento ispirata più che a proprio una poesia sintetica, come abbiamo fatto la scorsa volta. Oggi mi sento di proporre un testo che è stato un testo di apertura durante un mio spettacolo. Abbiamo una richiesta di partecipazione di Fabio Galati. Wow! Che cosa facciamo? Lo secondo vogliamo rendere partecipe? E visualizziamo questa riga, trasmettiamo in diretta. Vabbè, con Fabio, dai, Galati. Perché è audace Fabio è una persona che ci mette la faccia, giusto Fabio? Non ti tirare indietro. Parlaci di poesia, perché tra l'altro... Ecco Fabio! Grazie. Ma io non non volevo questo io. Fotografo! Pisolinista, quanto vedo. No, ma io non volevo questo, io volevo solo vedervi, non volevo questa cosa. Ma giusto, visto che ci siamo, ormai seguiamo l'istinto e quello che è successo, perché se sei qui c'è un motivo, ricordaci... Sì. Parte, perché Fabio è un grandissimo artista fotografo. Ma non è così, dai. Dai! Lui racconta attraverso le immagini, perché questa non è poesia. Beh. Comunque Fabio, visto che ci sei, puoi scegliere te se continuare a inserirti ancora nel contesto della diretta
oppure se esci noi continuiamo a leggere questo testo. No, no, fate tranquilli, io non volevo fare questo, quindi fate tranquilli, volevo solo ascoltare. Non sono capace a usarlo Instagram per questo, io pensavo che la direzione è la stessa, quindi dobbiamo fare tutti e tre mesi un bel corso su Instagram. Quindi Fabio, come si fa a far uscire Fabio? Esci te, Fabio. Esci Fabio. Esco. Bibidi boditi. Bu. Vediamo. Bibidi bobidi Majin Bu. Ah, ok, via. Siamo Majin Bu, la parola tua. Alle origini, dove sì, ci sono persone che entrano, che escono, quindi dobbiamo cercare di tenere un ritmo alto. Sì, sì, assolutamente. Attenti che perdiamo l'attenzione dei nostri poteri. Noi non vogliamo questo. Quindi io ben ti esorterei a raccontarci qualcosa oggi, allora, a narrarci qualcosa, questo meraviglioso viaggio che abbiamo cominciato. Apro questo incontro poetico, questo caffè poetico, con un monologo scritto da me quest'estate, dove ho cercato di incarnare la poesia. Quindi è un po' una sorpresa. Dovrò leggerla perché la memoria adesso, oggi non ho avuto tempo di rivedere, quindi vado un po' così leggendo. Sono la poesia degli innamorati, dei sognatori. Sono la poesia che si racconta ai bambini prima di andare a dormire. Quella a lieto fine. Quella delle fiabe in cui un principe o una principessa vengono a salvarti. Sono la poesia scritta di getto, così all'improvviso, quando sei così pieno d'amore che allora decidi di scrivere. Sono la poesia che profuma di fiori freschi, di primavera. Quella che ascolti distesa a terra mentre insegui le nuvole e senti la loro stessa leggerezza. Sono la poesia tenera, delicata, che sa di bucato e di panni stesi. La poesia dell'acqua che scorre e leviga le rocce. Quella dei colori che riescono a fondersi, perdersi, ritrovarsi. Sono il desiderio che esprimi soffiando le candeline sulla torta. E sono il soffiore raccolto su un prato che tieni tra le mani e chiudendo gli occhi fai volare. Io sono la poesia delle nonne, dei biscotti appena sfornati, della pasta fatta in casa, del pranzo della domenica. E sono la poesia materna, quella di ogni mamma che immagina già il suo bambino. E io sono la poesia antica, degli amori autentici, degli amori impossibili, pronti a sfidare il destino. Degli amanti che scappano per baciarsi nei boschi, nel buio, dopo aver camminato chilometri e chilometri. Beh, io sono la poesia di una volta, di quelle cantate sotto ai balconi, accompagnata da una chitarra e un bicchiere di vino. La poesia sincera delle amiche che si prendono per mano e non mollano la presa. E poi sono la poesia delle panchine, dei parcheggi e dei motorini. Quando mi nascondevo anche lì, tra il fumo della sigaretta e il sudore, dopo una partita di pallone. Sono la poesia della scuola, della ricreazione, dei panini al latte, della pizzetta, della libertà. Ma io non ci ho. Non ti ricordi quando ci siamo visti la prima volta? Forse hai cominciato a riconoscermi quando ti alzavi in piedi sulla sedia e tutti erano lì a guardarti. Beh, ti vergognavi un po', sì, eri impacciato mentre cercavi di capire chi fossi. Ma tu recitavi le mie poesie. Non ti ricordi tutte le recite che abbiamo fatto insieme? Dai, quando ti interrogavano il lunedì mattina, ti dimenticavi ogni tanto di me, forse perché il giorno prima avevi altri impegni più importanti. E ti sei dimenticato dei compleanni, no, del Natale, della festa di San Valentino. Dai, magari la festa di San Valentino ti ricordi, hai comprato i fiori, i baci per Ugina. Poi certo, sei cresciuto e mi hai guardato con occhi diversi. Non scrivevi più allo stesso modo. Hai cominciato a scrivere lettere, una calligrafia più matura, parole scelte, a volte ponderate. E dove sono? Mi pensi ancora? Anche se ora sei grande. Riconoscimi dentro una canzone, durante uno spettacolo, mentre ti accarezzano, ti baciano. E anche se i tempi sono cambiati, non essere dura. Io sono romantica e lo sei anche tu. Ho fatto dei tagli istantanei, non so. Beh, qual è stata bravissima, non si sono percepiti la riuscita. Questo era un po' per riprendere il concetto che non bisogna dimenticarsi della poesia, perché in fondo ha sempre fatto parte di noi, anche inconsapevolmente. Magari l'approccio nel passato era diverso, perché quando eravamo piccoli, questo penso che forse condivideranno anche tutti coloro che ci ascoltano, magari a scuola studiavi la poesia, però era una questione di
no? Quindi poi il contenuto andava un po' così disperso. Non ci dimentichiamo della poesia, perché la poesia sta ovunque, guardando negli occhi una persona, guardando un panorama, forse sono diventata troppo romantica. Oggi, no, oggi no, sono romantica. Oggi, è romantica. Oggi sono romantica. Mi sei svegliato benissimo, oggi mi sono parlato, mi sono svegliato io in maniera terribile, quindi potrei parlarvi benissimo, ma mi sono allenata della morte. Io oggi sono bella sprint, perché... Ah, tra l'altro vedi Fabio scrive: wow, Benu, ma tu l'hai ascoltata, no? Questa dal vivo, questo... Stai barando, Fabio, stai barando. Questo monologo. Quindi l'arte è dappertutto, non ci dimentichiamo della poesia e nemmeno di quella di Umberto. Non me la voglio dimenticare questa, infatti riscriviamoli dopo sul... Assolutamente. Non ho che le mani a tessere il destino, un'ombra su un foglio a macchiare il vigore dell'inchiostro. Fragile figlio di una notte incombente, sorta tra le fiamme, morta tra le ceneri. Dondolio senza fulcro che ne fermi il viaggio, senza ritorno. Osservo il canto del mondo, sapere di nulla memoria. Freno la corsa del balzo su una sostanza terrena, gabbia di cose, celeste, al bivio dell'elevazione. Un astro di altra materia, incolto da sguardi di vetro, come può esistere e splendere a occhi ciechi all'epoca? Vago, premo, ribio, scostanza mia unica fede, fortezza nel solo esistere, a frenare nell'immobilismo, non ho che le mani a tessere il destino, parola di vuoto corredo, nell'ombra del tempo che fugge, siedo al singulto del sole, senza speranza alcuna, dimentico d'ogni sussurro, vivo il fato in frammenti, posando da me il mosaico. Non ho sempre scontato dire un wow, però... rimango sempre molto affascinata anche dallo stile personale, poi, no? Che ci appartiene. Assolutamente, siamo artisti, come posso dire, di due lati completamente diversi, ma poi ci ritroviamo sempre in quel mondo, insomma. Tu sei sicuramente una grandissima celebrazione della vita, in tutte le sue sfumature, in tutto quello che è il mondo felice, dei ricordi, della familiarità. E io dal mio piccolo cantuccio, insomma, di oscurità, vedo e celebro il mondo in quello che è il suo fatalismo e cerco di rappresentarlo. C'è sempre una punta di speranza che va trovata sotto, okay, l'inchiostro delle parole, però esiste nonostante i toni più cupi. Quindi la tua penna sembra apparentemente tetra, così un po' misteriosa, però in realtà... non ci siamo dimenticati neanche della speranza. Che assolutamente, è un concetto, assolutamente. Un concetto anche perché importante. Dove c'è vita c'è anche la morte, ma soprattutto la morte esiste perché c'è vita. E entrambe le cose sono... come luce e buio, no? Un po' assolutamente lo stesso sì. Concetto. Diciamo che ci sono fondamentalmente due filoni per parlare della morte, ad esempio. Quella di oggi, no, giustamente la morte fa parte di noi e l'intelligenza sta nell'accoglierla e nel capire che tanto... Ci sono due fondamentali filoni, no? Parlare della morte sempre, continuamente per esorcizzarla, come si faceva nel Medioevo. Nel Medioevo il rapporto con la morte era vivo tutti i giorni, la gente moriva in casa molto giovane, quindi tutti si assisteva al piccolo dramma familiare, ma si partecipava perché erano gli ultimi momenti per stare con i propri cari. Se ne parlava spesso. Scusa, no, io sto ridendo non perché sto sminuendo, perché leggo i commenti nel frattempo, perché Fabio scrive: ce l'hai un bel, ce l'hai. Poi qua scrivono: a belli Marco Beck, tuo amico, forse, non lo so. Sì, vediamo, sì, sì, Marcolino. Marco. Poi Camilla scrive: stupenda. Poi si sono inserite anche ad altre persone. Mm-hmm. E poi c'è un altro modo di parlare della morte, che è il nostro, ossia non parlarne. Lasciarla completamente nascosta, proteggere tutti quelli che si devono proteggere, e credo che sia anche il modo più sbagliato, perché poi si arriva totalmente impreparati a quella che è una grande catastrofe per noi, e invece forse parlandone di più e magari sì, farci anche una risata sopra la morte sarebbe sì, un'accettazione più serena di quella che è una cosa inevitabile, che fa parte del ciclo umano. Il pianista, ah sì, il pianista, ben, ok, sì sì sì, adesso si è scomparso, si è trasferito in Botswana, Marco, vero? Giusto? Ci ricordi della tua avventura? Sì. Marco, la Tanzania, Serengeti. Dirti, quindi ricordatevi che questo non è il momento mio e di Umberto, questo è un momento
vostro e nostro. Connessione fra tutti, anzi, al di là di Instagram, stiamo cercando di realizzare proprio nel concreto, visto che tra l'altro è arrivata una bella notizia che anche nei teatri adesso, finalmente, 100% può vedere, osservare, toccare. Purtroppo resta completamente abbandonato a se stesso, al mondo dell'università, la capienza al 50%, spesso e volentieri la gente si connette tramite internet, c'è questa orribile ressa di persone. Allora, scusami, io ti interrompo Mottana. Sempre, ma non lo faccio per andarti contro, perché sto leggendo che c'è un'altra richiesta di partecipazione di Paolo. Paolo che ci ha scritto anche sul profilo, ricordiamo, Caffè Poetico, è un profilo di Instagram che stiamo cercando di far crescere, quindi anzi mm-hmm. Scusa, ci ascolta. Paolo, non ci eravamo resi conto. E direi sì, di far partecipare Paolo, appena chiuderemo poi con Paolo, andremo in diretta anche con Alessandro. Quindi, allora, ti mandiamo un attimo Paolo. L'invito. Ok, ti abbiamo mandato l'invito, Paolo, appena ti arriva accetta e sei online con noi. Andiamo un po', perché qui i tempi forse sono... Eccoci! Buongiorno, buongiorno. Piacere, non ci conosciamo dal vivo, ma sento che c'è una connessione poetica, giusto? Può essere, no, ma io vi seguo. Grazie mille. Volevo chiedervi chi è quel tizio che vi sta alle spalle e che domina le vostre spalle? Ah, lui? Cos'è quella specie di monolite? È un monolite? Sì, è un monolite, noi l'abbiamo messo lì, ricordo. Sì, purtroppo è una sfortunata coincidenza. Comunque io volevo proporvi, io ho scritto un libro un po' di tempo fa, non tanto tempo fa, l'anno scorso, che si chiama Cauda Pavonis, e che è un libro dedicato all'arte, nel quale commento anche alcune poesie. Potrebbe essere una cosa simpatica, magari una volta parlarne, se avete voglia. Assolutamente sì, ci farebbe molto piacere. Sì, stiamo cercando infatti di organizzare... Così vi dico anche un po' cosa ne penso io della poesia. Tra l'altro sto pubblicando un libricino di poesie, e quindi avremo diverse cose da scambiare. Ottimo, grazie. Ottimo. Noi non cerchiamo che il confronto, insomma, per crescere tutti quanti, insomma. Assolutamente, ma hai la possibilità anche di esserci fisicamente o abiti, diciamo, al di fuori? Fisicamente forse è un po' difficile, perché voi dove state? A Roma? Castelli Romani. Io sto dalle parti di Milano, quindi un po' lontano, però magari si può fare una diretta, non so, come vi organizzate voi. Questo Caffè Poetico potrebbe anche aprire come delle succursali, sì, assolutamente. Ci muoviamo con Umberto e con il nostro team, andiamo in giro per l'Italia. Sarebbe anche un'evoluzione del formato. Poi io vengo anche volentieri, una volta a fare una visita, mi capita ogni tanto di venire a Roma, quindi magari ci possiamo organizzare così. Perfetto. Come no. Paolo, non so se vorresti anche, ci stiamo dando del tu in maniera anche forse un po' errata, ma sicuramente più pratica. Volentieri. Con noi anche delle poesie, qualche scritto, qualche tua idea in merito a quello che è l'argomento poetico della letteratura a tutto tondo. Di leggervi qualche cosa? Allora, se preferisci, Paolo, organizzarci meglio, che sappiamo già quale sarà la tua giornata. Possiamo anche organizzarci, fare un calendario e magari dedichiamo proprio uno spazio più ampio, io direi. Sì, io preferirei una cosa così. Ok. Sì. Facciamo una chiacchierata un po' tutto tondo sull'argomento, vi dico un po' qual è la mia idea di poesia, eccetera. Mi sembra una buona opportunità. No, perché io noi la cogliamo con piacere. Un appuntamento con Alessandro, che vi parlavo prima, è un piacere, ecco, a breve di presentarvi Alessandro Nicolassi. E quindi con Alessandro a breve discorreremo sul concetto un po' della poetica sotto il suo punto di vista, e con Paolo ci scambiamo poi anche contatti telefonici in modo che decidiamo una giornata dedita anche a Paolo e ai suoi testi. Ovviamente. Ok, allora vi lascio sul contatto Instagram il mio numero di telefono, va bene? Grazie mille, gentilissimo Paolo, ci ha fatto veramente, veramente tanto piacere. A me, piacere mio. Grazie mille. A presto allora. A presto. Grazie. Che bella. Non ti faccio uscire, ma insomma, uscirò.
tutti, vedo che un po' tutti. Sì, sì, abbiamo tutti difficoltà. Vediamo se riusciamo, magari noi. C'è anche Camilla che ci sta guardando. Camilla, la prossima giornata sarà anche tua, per discorrere di teorie, di punti di vista anche artistici. Mm-hmm. Paolo, vedo che sta cercando di. Non è così semplice. Eh sì, non sembra, però è abbastanza legato. Allora, aspetta, proviamo a vedere qui dalle richieste. Allora, intanto io inviterei Alessandro, perché vedo ecco che fatto. Si è connesso. Siamo riusciti. E a breve, ecco, sono felice di ospitare, anzi siamo felici di ospitare, anche se Umberto non lo conosce. Beh, però ci avremo tempo di conoscerci. Alessandro, che dal punto di vista umano, vabbè, lui è un po' grandino. Ciao ragazzi, come state? Aspetta, metto meglio il telefono, si vedono meno le rughe, capito? Non sento bene, aspetta un attimo che sto, allora, sto in radio, perché ho una radio. Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Ok, quello è importante. Bella questa iniziativa della poesia, molto importante. Bella, poi vabbè, Benedetta, Beni la conosco benissimo, noi siamo proprio veramente molto legati sotto tanti punti di vista. A te non ti conosco, però c'è una faccetta simpatica, quindi... Sì, Alessandro, conto tutto su quella. Guarda, Alessandro ha appoggiato poetico sotto tante forme, perché Alessandro non ci limitiamo a dire che scrive. Alessandro evolve, fa evolvere e divulga la sua. La pittura, ragazzi. Alessandro, raccontaci di te, perché adesso mi sento anche un po' in dovere di chiederti chi sei. Vabbè, insomma, in dovere di chiedermi chi sei è un po' difficile, non so poi se si arriva bene. Allora, io innanzitutto non sono niente, come non siamo niente nessuno, cioè nel senso, quindi, rientra anche nel pensiero di Carmelo Bene, che tu sai benissimo che amo, quindi il fatto di fare e disfare nello stesso tempo, anche perché noi facciamo solo rumore. La poesia, se parliamo di poesia, per me la poesia è, dal punto di vista mio, è un qualcosa che ci aiuta a trovare i nostri errori, no? Cioè a sistemarli. Cioè è quasi il vecchio diario che si faceva, no? Che scrivevi, e tu rileggendoti riesci a migliorarti, quindi diciamo che è una sorta di autopsicanalisi, capito? La poesia, per me dal punto di vista mio. Un corso simile lo feci, ecco, 2 giorni fa, dove non... appunto detto che cos'è la poesia. Vedi, questa cosa non sapevo che avevamo così tanto in comune, Ale. Ma noi ci conosciamo poi c'è... ci conosciamo tanto, e poi io credo che la poesia, anche perché è un po' come un quadro astratto, no? Sai, sai benissimo l'astrattismo, non so se conoscete la corrente, diciamo che in un quadro astratto, rispetto agli altri quadri che sono più, diciamo, fotografie quasi, no? Di immagini, l'astratto invece, Kandinsky, non so se conoscete come artista, che è stato un artista per me meraviglioso, è riuscito a mettere in un quadro tutto. Cioè tutto quello che uno ha in testa, quindi fondamentalmente quello che vede e quello che ha in testa. Quindi il quadro viene riempito. Infatti quei puntini, cioè lui poi ha fatto un libro molto bello che parla insomma del simbolismo, no? Del simbolo, ogni cosa, ogni punto, ogni virgola, cioè, perché uno dice l'astratto è una stupidaggine, per arrivare a fare un quadro astratto ci vuole tantissima esperienza, e lui in un quadro che è piccolo ci mette il mondo, la vita, tutto. Quindi diciamo che la poesia è proprio questo, che in quel pezzo che dura poco devi riuscire a mettere tutto, e non è facile, quindi diventa una sorta diciamo di spina dorsale, no? Cioè è una spina dorsale dell'umanità, ecco, la poesia per me, anche perché ho dei dolori alla spina dorsale, quindi è una spina dorsale proprio. Vedo che sei preso sempre da qualsiasi tipo di attività, è in radio adesso, perché lui conduce questa radio.
E tu farai parte della mia radio, lo sai, perché iniziamo una nuova stagione e diciamo che la mia radio in un anno ha fatto 1 milione di podcast nel mondo, quindi chiaramente, però ho chiamato anche altra gente, quindi siamo tanti. Prima ero da solo, quindi solo sono riuscito a fare tanti numeri, ma per la passione della radio e per la passione della poesia. Poi ultimamente, se andate a scaricare, sapete, RCN Radio Casa Nicolassi, parla come no, perché no, perché no, ascoltami, perché è nata in un momento storico, cioè nel senso uno dei momenti più brutti della nostra umanità, ossia la pandemia. Io non l'ho vissuta la seconda guerra mondiale, no, come i miei. Noi abbiamo vissuto questa pandemia e quindi stavi a casa, non sapevi cosa fare. E io ho aperto questa diciamo questo questa stringa radiofonica, la quale stringa radiofonica mi ha portato tanta soddisfazione per cercare anche di allietare le persone che stavano in casa e cercare di mandare della buona musica, che io penso che è buona musica. Poi alla fine io non sono nessuno, cioè, però rispetto agli ascolti qualcosa è successo. Ritornando alla poesia, prego, non mi va di parlare. Al di là di quello che scrive, che è fantastico, e ho sentito sempre forti vibrazioni e risonanze, poi anche nelle cose che nel mio piccolo ho cercato anche, ma poi c'è, cioè, la sua voce, la sua interpretazione, avendo un background da attore, da speaker, vabbè, quanti altri lavori fatto, però anche l'interpretazione, quanto poi pesa su queste parole, cioè Alessandro già con questo graffiato, con questa voce, è un vulcano, no? Quindi da quella semplice parola già la sua intenzione dà un significato. E poi Ogni ascoltatore, ogni persona, come abbiamo già detto giorni fa, dà il proprio significato alla poesia, giusto? Attraverso il suo vissuto. Condividi, sì, il significato della poesia? Sì, la poesia, diciamo che, guarda, è anche un modo per mettere in mostra o far uscire fuori quello che uno ha dentro, no? E cercando di farlo fruire a un pubblico che riesce a percepirlo, perché non è facile la poesia. La poesia potrebbe essere anche tre parole e sono finite lì, no? Cioè nel senso che comunque la gente... Il problema di questa, purtroppo, io ieri sentivo Raiz degli Alma Magretta, e dice che oggi come oggi non c'è più la bellezza di prendere, che ne so, scegli un disco e non ti fai i soldi per andarlo a comprare, è una cosa, capito, fisica, che tu cioè che lo partecipi. Oggi anche la poesia era bello uguale, andavi in libreria, è uscito il libro di bellezza, mettiamo, o al limite di andavi lì, eri contento, lo compravi, era quasi una cosa che tu tocchi, è come se tocchi chi ha la scritta. E purtroppo queste cose sono passate. E io sono antico fondamentalmente, e quindi diciamo che a me manca il profumo della carta, la carta che quel poeta o quello scrittore è stato lì, perché c'è tantissimo sacrificio, no, nel fare queste cose. Quindi diciamo che magari ritorniamo a scrivere proprio io sto dicendo poi in generale, perché poi alla fine ci sono queste grosse produzioni di libri, no? Questi grandi editori che potrebbero veramente dare modo a tutti di stampare dei libri senza pagare e rifar funzionare quella parte meravigliosa che è il cartaceo e che ti dà quel senso di sto toccando l'artista oltre che lo sto leggendo, che è molto bella questa cosa, no? Il fatto di uguale visto anche nella musica, uguale in quasi tutto, fai un brano, è un fast food, finisce e te lo perdi, poi rimangono delle frasi perché vengono copiate su internet. Invece è bello, perché quello che scrivo io è anche quello che pensa il tuo amico, quello che pensi tu, e quello che scrivi tu lo penso anche io, quindi diventa quasi una
diventa un prodotto di tutti, perché dice: guarda, io ci ho pensato, però lui è riuscito a scriverlo. Che bella sta cosa, no? Cioè, nel senso, invece, che ne so, lui fa un'altra cosa, che cioè condivisione, la poesia, come la musica, è condividere i propri sentimenti, non è mai alzarsi e sentirsi chissà chi. Questo come ridico siamo nel nostro piccolo di promuovere con Umberto, cioè di dare voce, cioè dare anche attraverso uno strumento social come Instagram o Facebook, dargli il giusto valore, cioè essere strumento per veramente far emergere quello che spesso si soffoca, perché come spesso dico, le persone hanno un po' paura del giudizio, quindi anche se dentro magari questo disco è un mondo poetico, un mondo artistico, si vergognano di esprimere. È una cosa che io vorrei smantellare, veramente, siamo un po' ribelli da questo punto di vista, facciamo una produzione veramente artistica. Proprio per questo io ho oggi voluto che partecipasse Alessandro, perché quello che lui scrive... Grazie. Secondo me è un grande stimolo per i ragazzi, per le persone adulte, come a dire, io mi metto in gioco, al di là di tutto, al di là della pandemia, al di là di tutto quello che è successo, io... Allora, saranno incuriosite dopo questa introduzione di qualche... Ti voglio... No? Vabbè, no, ti volevo dire, proprio perché comunque dietro una voce, dietro una musica, c'è un vissuto, ok? C'è un vissuto importante, no? Che tanta gente non sa. Per esempio, non so se conosci questo artista, chi è? Sì, come prima impressione non saprei risponderti, Alessandro. Ci sta facendo un quiz. Sì, vedi? Sì, sì. Ci sta... Vabbè, ma noi siamo pure giovani, Alessandro. Ah, però l'abbiamo conosciuto, sì. Allora, Pino Mango, l'artista che faceva musica, che c'era una voce meravigliosa, lui era un poeta, pochi lo sanno, e ha scritto un libro di una bellezza rara. Le sue canzoni erano poesie scritte da lui e sono diventate canzoni. Ecco perché è stato sempre un po' un cantante di nicchia. No, questo non è che voglio dire di Mango, ma ce ne sono tanti che non sanno che dietro un artista musicale che deve stare nel mainstreaming certe volte, quindi chiaramente deve fare successo per guadagnare soldi, c'è il sacrificio dell'arte, perché l'arte è sacrificio e il sacrificio è sacro, capito? Quindi tutti siamo artisti, abbiamo un potenziale, solo che bisogna dare, come dai tempo a stare con la tua compagna, come dai tempo a cucinare, devi dare tempo anche a mangiare te, cioè te, conoscerti, quindi l'arte, cioè devi dare tempo anche a questo, stare insieme, perché se ti allontani non trovi buon alimento dell'anima, anche scelte ponderate in quello che si ascolta, in quello che si vive, quindi anche guarda, non conoscendoti Alessandro, tu hai toccato dei punti che anche nella mia considerazione di tutto quello che è il mondo dell'arte, della letteratura e della poesia sono fondamentali. Cioè, tu parlavi della carta come qualcosa di vivo, è anche un po' la mia disconnessione più che altro profonda, intima, a quello che è il mondo digitale. L'abbiamo voluto impiegare in questo momento proprio un po' anche per nobilitarlo, ma trovo che il fascino della carta, ed ecco anche il motivo principale per cui io tendo a scrivere a mano, siamo sulla carta come bocca, cioè la carta, che abbiamo vissuto, abbiamo noi, e questo credo che sia la dimensione fondamentale dell'arte, oltre al fatto di lasciare una traccia. Abbiamo in pausa Alessandro in questo momento, c'è una pausa di connessione, si sta muovendo troppo Alessandro, cerca di stare un pochino più stabile, così la connessione rimane e non ti perdiamo, perché qui siamo tutti in frenesia per ascoltare una delle tue poesie. Assolutamente. Aspettando non vediamo l'ora che Alessandro riesca a connettersi, ci fai rivedere il tuo scritto così a mano? Assolutamente. Perché bene. Secondo me già tutto questo è veramente un messaggio importante, no? Guardate qui questo impiastro di impiastro. Questo impiastro continuo. Alessandro, intanto posso richiederti di mandare
la richiesta di partecipazione perché è saltata la connessione. Intanto questo è un esempio di grafia. Ecco, questo è un po' l'impronta su carta di pensieri, di esperienze, no? Perché poi sì. Cioè, il fatto di scrivere, cioè la scrittura è uno specchio, oppure secondo te delle volte nella scrittura può esserci anche un qualcosa di così distante da noi? Allora, io dico sempre, Proust ha detto una delle cose più giuste di tutte quante, che l'io narrante, il libro è sempre diverso dall'autore. Io dico anche che c'è un profondo coinvolgimento, perché sarebbe stupido dirlo, ma l'autore e l'io narrante dentro un testo sono due cose profondamente diverse. Lui faceva, ovviamente, non prendiamoci in giro, anche magari in un'ottica di protezione, perché il suo grande romanzo, che è fondamentalmente La ricerca del tempo perduto, La ricerca del tempo perduto, aveva delle implicazioni molto profonde, insomma, parlare del tema dell'omosessualità sia maschile che femminile era qualcosa di pesante a inizio Novecento, lo è ancora oggi, quindi figurarsi un secolo addietro o ancora prima, quindi insomma bisognava un po' nascondersi, ma la... Era saltata, vai vai, no, stavo sentendo Proust che è importante, mi interessa. Sì, dicevo praticamente, Proust diceva che c'è una differenza profonda tra l'autore e quello che è l'io narrante, che sono due soggetti profondamente distinti. Lui lo faceva, io credo modestamente, da mie conoscenze sono minime sull'argomento, perché sono minime, non sono uno specialista, ma ho avuto la fortuna di avere un grande professore all'università, Alessandro Piperno, che di recente ha pubblicato il suo nuovo libro, ed è un grande appassionato di Proust, e lui ne parlava con occhi sognanti. Però il narrante e l'autore sono... Sì. Io dico una cosa che lo diceva anche Dostoevskij, comunque. Dostoevskij anche diceva la stessa cosa. È come se c'è una trasposizione, no? Tra l'io tuo e quello che scrivi, cioè non sei te, è un'altra persona. Infatti tante volte andiamo a rileggere le cose che scriviamo, di getto, quello che è, e dici ma sono io? E sei te, perché noi abbiamo tantissime sfaccettature che non conosciamo profondamente, capito? Quindi è anche molto... L'esempio della recitazione, no? Dove c'è questo grande dilemma dell'autore, della persona in sé per sé e del personaggio, no? Sì, è vero, è vero, è vero. Quando mi capita di approcciarmi a personaggi che inizialmente dico no, è totalmente distante da me, però poi mi rendo conto che quel personaggio, come può essere una storia che scriviamo, una poesia, in realtà fa sempre parte del nostro mondo interiore, che poi possa evolversi, possa mutare, tutto quanto, ma come abbiamo detto, non siamo niente, ma siamo anche tutto in realtà. Quindi chi... Allora, il problema fondamentale, per me, dal punto di vista mio, e rimane mio, è il fatto di far conoscere quello che noi facciamo, quindi c'è anche un piccolo egocentrismo che serve per cercare di metterci in evidenza. Questo è un problema che dovrebbe essere per me saltato, capito? Cioè nel senso che la poesia è di tutti, non è di nessuno, è come un figlio. È una domanda per te che ti scrivono, perdonami se ti interrompo, Alessandro, scrive Fausto, Alessandro, quindi scrivere aiuta a conoscere se stessi? E poi Carlo invece, a mio modo di vedere, siamo sempre noi, ma è quella parte di noi che non conosciamo, qualcosa di inerente. Less. Quindi la figura di Heidegger, mettiamo anche di... Bravi. Cioè, lasciamo, siamo oltre, siamo oltre, qui veramente diventa un simposio quasi. Allora io credo che conoscerci scrivendo è molto importante, perché è molto intimo, è intimo di solito quando si scrive al bagno, al cesso, cioè, come diceva Oscar Wilde, no? Quando tu esci fuori dal tuo habitat, quindi dalla tua, io adesso cerco di farlo fruibile, esci fuori dal tuo mondo, quindi dalla tua casa, dal tuo bagno, ti devi mettere la maschera per affrontare la vita. Quindi, a parte la maschera ce la mettiamo per forza oggi, però per dire, è proprio un discorso che comunque il tuo intimo è il tuo intimo. E poi se ti va di farlo conoscere agli altri, è una lama a doppio taglio.
perché comunque sia riesce a dare dei punti, no? Alle persone che ascoltano quello che tu scrivi o leggono quello che tu scrivi per capirti meglio. Quindi poi ecco, qui subentra quello che ha detto prima Benedetta, il fatto di quasi il giudicare, no? Quindi cercare di giudicare una persona, no? Perché uno ha paura, se recita o se scrive qualche cosa, di essere giudicato. E questa è una grandissima stronzata, scusate il termine forte, perché il giudizio non è da una persona, a me non mi interessa di nessuno, io scrivo a prescindere. È come amare. Allora io amo quella persona perché piace a tutti. No, io amo perché non lo so. Capito? Cioè, è un po' il concetto base per me. Anche il concetto della condivisione, dicevi, uscire dal nostro bagno. È anche un concetto che ripeteva e che ha ripetuto in un libro scritto proprio quest'anno, pubblicato quest'anno da Galimberti. Non ricordo il titolo e me ne dispiace. Ma noi dobbiamo recuperare una dimensione questi social che cosa hanno fatto prima di tutto? Hanno rotto quell'intimità che noi non abbiamo, tutto è pubblico, tutto è in piazza, tutto è fruito, tutto è usato come una spada. Invece dovremmo essere un pizzico più egoisti per volere più bene a noi e anche al mondo, per poter comprendere chi abbiamo davvero davanti e alla fine, tenendoci una parte del nostro mondo stretta, vicino, decidiamo noi a chi donarla. È lì poi che si ricrea una dimensione di rapporto più profondo, interpersonale, diverso da quella che c'è oggi, dove tutti sono amici, ma poi alla fine siamo una fiera della vanità di maschere che vanno sorridenti e che poi alla fine vengono sbidite da questo tipo di rapporto. Sì, poi questa cosa però, perdonami, ha rovinato un po' anche l'umanità, no? Cioè, nel senso che comunque sia, adesso non sai più dove guardare, no? Cioè, nel senso che prima avevi dei punti di riferimento, adesso i punti di riferimento sono, non lo so, dove sono, non esistono. O al limite te li devi creare da solo. Forse questo è il momento giusto per la ripartenza, tra virgolette, e cercare quell'intimo che è stato perso con la pornografia, fondamentalmente, perché poi diventa pornografia, no? Non dico solo a livello erotico, proprio pornografia in generale. Cioè l'entrare troppo dentro. La casa, il Grande Fratello, cioè tutte cose che hanno tolto quel velo bellissimo che esisteva tanti anni fa, cioè il fatto della, non lo so, della ricerca, di non sapere quello che c'è. È proprio bello, l'ignoto. Esatto. Un poeta contemporaneo che leggo spesso e volentieri le sue poesie, che si chiama Franco Arminio, in cui lui narra e spiega questo concetto della riservatezza, cioè di un qualcosa di intimo da preservare, da consacrare, no? Come quei luoghi nascosti che vediamo e diamo contatto, dove in realtà sono proprio il tesoro, quel tesoro nascosto che bisogna avere la qualità e la possibilità di guardare con altri occhi. Questa è esatto, Benedetta, perché comunque è fondamentale la curiosità, cioè il fatto che tu mi dai per scontato ciò che, perché poi noi purtroppo lavoriamo con gli occhi, no? Quindi io dovrei leggere al buio, ok? Perché la cosa più bella è proprio quella, no? Il fatto di non sapere, come una dark room buia, dove chiaramente Non vieni diciamo attirato solo dall'immagine, tu devi essere attirato dalle parole che scrive quell'artista e ti dà l'immagine lui di quello che è, non tanto perché tu c'hai il labbro rifatto o la cosa carina o c'hai la vocina, capito, impostata. È proprio quello il problema, ritornare indietro e cercare di prendere, non rovinando quello che giustamente diciamo il web ha portato, come in questo momento stiamo comunicando, no? Però di ritornare, che ne so, un po' a non nascondersi, ma a far uscire fuori solamente le cose che chiaramente fanno bene, capito? Cioè non solamente le cose che, perché la maggior parte delle cose che noi viviamo non servono a niente. Se andiamo a vedere Confucio, ecco, visto che tu, cioè Confucio, aprendo proprio canali, ragazzi, che qui non Confucio diceva una cosa importante: a un uomo non è che serve il cellulare, che serve? Cioè,
proprio un incontro poetico dove ognuno di noi può discorrere, ma ce le butti. No, Confucio diceva come i grandi indiani, gli indios, quindi non so se voi conoscete la cultura indiana, che è meravigliosa, dicevano serve un posto per ripararci, un giaciglio per dormire, trovare del cibo, stare con una donna, metti caso, avere degli amici per confrontarsi poi, no? Cioè, il problema è proprio questo, tutto il resto è superfluo, cioè il discorso è proprio questo. Note poetiche, io mi sento, scusate in questo momento, di fare un piccolo elogio a un concetto poetico da non dimenticare, perché io ho sentito rimbombare nell'aria una parola quasi antica: negligenza. Siamo ogni giorno la versione ballottati, increduli e assorti nei pensieri che ci distraggono la mente. Cambiamo un base al sole, hanno sbarzo di temperatura, cambiamo con la pioggia o le magagne che ci mangiano il cuore. Nartalena, continua frenesia. Questo termine pieno di polvere di cui vi parlavo non è mica passato di moda, eh? È l'atteggiamento tipico di chi dimora nella passività. Aggrappati alla materia e non reggono la botta all'andatura di sta vita, camminando a testa bassa. Tu cupido. Torna lo sguardo. È l'ora di uscire dal guscio e illuminare tutte le strade. Questo dal Scrivo nel silenzio, una mia piccola... Bellissimo, no, carino, anche perché tu sei molto popolare sotto questo punto di vista, quindi arrivi diretta al dunque, capito? Sì, esatto, e anche io ti conosco bene, sei una persona molto, molto dinamica, quindi fondamentalmente anche il tuo modo di scrivere, il tuo modo di comunicare è molto dinamico e popolare. Tu vuoi arrivare dove si arriva subito, che è importante, tra virgolette. Io sono un po', sono un po' diverso da te, capito? Cioè, nel senso che giusto, perché già qui è passata più di un'ora, ragazzi, noi chiacchieriamo, capito? Già abbiamo iniziato io e Umberto che ci abbiamo una chiacchiera, sì, ci abbiamo messo oggi Nicolassi, proprio, capirai. Quindi, no, vabbè, ma a me fa piacere, oggi è anche un giorno commemorativo per me molto importante, cioè nel senso che comunque nella vita purtroppo si perdono delle persone, no? Delle persone care con le quali tu hai fatto un viaggio, no? Tra cui, diciamo, le persone di famiglia, no? Oggi è il ricordo di mia sorella che 12 anni fa se n'è andata giovanissima e quindi... Diciamo che la memoria, allora ci sono due cose fondamentali che uno deve ricordare dal punto sempre di vista mio e che rimane di Alessandro, cioè onestà intellettuale e memoria storica, sono due cose fondamentali, perché se siamo quello che siamo è grazie anche agli altri che ci hanno fatto arrivare a questo punto. Quindi non dimenticare mai quelli che, perché tutti quanti tendono a cercare di togliere, no? le cose brutte, ma non è brutto se uno va via o muore, diciamo, tra virgolette, perché qui potrei aprire proprio veramente i capitoli di Cesare Pavese, possiamo parlare fino a dopodomani, riusciamo veramente, verrà la morte e avrai i tuoi occhi, cioè, capito? Cioè, nel senso che possiamo andare, e lui sa benissimo di che cosa parlo, e quindi questo è un giorno un po' particolare per me, però io, siccome a Benedetta gli voglio molto bene, una persona che stimo proprio come persona, al di fuori della bellezza, che la bellezza è interna, non è esterna per me. Quindi, niente, io sono contento di aver partecipato con voi, anzi, il ragazzo lo vedo molto... mi sono dimenticato il tuo nome. Umberto? Umberto? Umberto Eco, eh? Cioè, così tanto per stare nella cosa. Tu mi hai chiesto, Federica, sì Federica, scusami, Benedetta, mi hai chiesto una pillola, sì. Di dire qualcosa. Sì, ne saremo su grati. Su quale argomento? Perché abbiamo parlato della morte fino adesso. Non vuoi essere stato il tema della giornata? Sì, prima di connetterci con te, Aldo, ho fatto un intervento. Intervento su quello che è il concetto di morte tra la nostra cultura ed altre culture, la concezione
No, io guarda, di poesie ne ho scritte penso 2000, ho pubblicato anche un libro che si chiama L'uomo del lago, che trovate su Amazon, però introspettive, cose. Io invece della morte potrei invece parlare di una poesia che proprio che dà il titolo al libro e che comunque sia fa riflettere un pochino sul fatto della vita, no? Diciamo per me dal punto di vista mio, poi dipende perché io dovrei aprire perché per vedere, per cercare le poesie, alcune le ricordo a memoria, alcune purtroppo ahimè non me le ricordo bene, quindi non è facile, quindi dovrei trovarla, però quella che mi era venuta in mente era il fatto, ci sono due poesie che a me diciamo che mi rappresentano e rappresentano anche quello che ho detto fino adesso. Cioè, nel senso che comunque mi rappresentano perché, anche se l'ho scritte un po' di tempo fa, ancora le sento addosso, no? Cioè, nel senso che comunque, quindi vuol dire che quello che ho scritto, perché tante cose che ho scritto non le condivido adesso, invece tante cose che ho scritto me le ricordo e le condivido, e quindi diciamo che ancora quindi fanno parte di me e sono eterne dentro di me, tra virgolette. Ma Freme, faccia sentire voi dire, va, che qui oggi abbiamo parlato e ci siamo dimenticati però di leggerle, interpretarle, anzi preparale in altra. Ah, ecco. Allora guarda, viene lunghissima però abbastanza forte. Una si chiama Il concetto dell'amore, che poi chiaramente ritorna nel discorso. Questo ero preso da Herman Hesse, il periodo, no? Hermanessiano. E la poesia fa in questo modo, cioè nel senso io poi, meglio leggerla perché uno poi la capisce di più. Fa: stirando il capo a me sovrano, distingo l'arte dell'amore, godendo di infiltrazioni trasparenti. Vive il canto che cantica, come il passo frettoloso di mille peccati. Vive il solletico che solletica, nel mezzo del mio cuore triste. Rivesto l'intorno, brasi calcate, non uguali, ma simili. Mesto d'incanto, la stordita da facili lacrime. Sommo, e non risale. Il facile amore che per la strada scruta, cinguettante, assordante, rimane appeso alle filande create dal passato. L'amore è vivo, viva l'amore, che amoreggia, senza possedere, senza godere, senza cambiare. Questo è l'amore. Hola, Vittorio. Diciamo che è il concetto dell'assoluto, poi, no? Il fatto dell'amore in generale. È come le scarpe, ti compri le scarpe e già le rovinate, no? Già il giorno dopo già non ti interessano più, quello non lo puoi toccare, è come il sole, no? E poi per concludere ve ne dico un'altra, che è, diciamo, è molto più breve, è molto più forte rispetto a questa, che riguarda anche la mia vita, soprattutto, il mio modo di essere. Il mio modo di essere che comunque è condivisibile con tutti, perché poi alla fine siamo un po' tutti randaggi, no? Ci abbiamo anche noi dei momenti di solitudine fortissima, delle chiusure interiori, anche la paura di stare da soli, no? È proprio quella che ti fa, poi ti dà il coraggio di stare da solo, no? Cioè, e c'è una poesia che ho scritto che si chiama Come fossi un gatto come elemento, come animale, e fa: come fossi un gatto, lecco l'universo cercando il mio cibo, sviando dalle ombre, sonnecchiando nelle albe, combattendo le solitudini. Con coraggio suicida bevo liquidi terreni che la marea distilla senza farmi accorgere, e poi mi sgrasso le fatiche che l'amor comporta. Ok. Grande, molto bella, Alessandro. Grazie molto. Grazie della vostra in questa giornata un po' così particolare per me. E niente, ci sentiamo, vi continuo a seguire, chiamate altre persone, anche perché sennò diventerebbe Nicolassi Show e a me non è che piace molto, poi, capito?
Noi saremo ben contento di averti come ospite ancora, ovviamente daremo spazio a tutti quanti quelli che ce lo chiederanno, ma tu riserverai, avrai sempre un posto, diciamo, di primo piano nel nostro cuore e nelle nostre dirette. Vabbè, no, ma grazie Umberto. Vi volevo dire che comunque io farò insieme a Benedetta, spero al più presto, queste trasmissioni sulla radio, proprio parlando di poesia e arte in generale. Io vorrei che lei... vabbè, poi dopo ci sentiamo nel nostro gruppo, che è meglio. E vorrei che partecipasse anche Umberto, magari, almeno riusciamo a fare qualche cosa di importante, visto che comunque arriviamo in tutto il mondo, e quindi è una cosa bella. Forte, Ale, torna, ti scrivono, quindi già i tuoi fan. Quindi... No, vabbè, ma no, no. Come si dice, gli influencer, eccetera, noi ci dobbiamo toccare, le mani esistono per questo, non esistono solamente per guardarci, capito? Esiste il contatto è la cosa più bella del mondo. Un abbraccio è poesia. Perdonami, un bacio è poesia. In questo momento si è proprio connesso anche Meta Promotion, che sono testate giornalistiche che spesso mi hanno seguito in diversi progetti. Spero che, proprio perché ci state ascoltando, che anche voi condividete questa volontà di ti voglio dire una cosa, ma tu l'hai salvato il video? Dai, quindi cerchiamo il più presto. Scusa Alessandro, dicevi? Avete salvato il video, dico? Sì, lo salviamo sempre e lo pubblichiamo sull'IGTV, quindi saranno sempre a disposizione. Alessandro sa che è vostro IGTV, sicuramente. No, lo so, lo so. Però io, se voi registrate il video, me lo mandate, io lo mando in podcast sulla radio. Come no, molto volentieri, veramente molto volentieri. Cioè, lo mando in diretta dappertutto, quindi diventa poi una cosa fruibile per tante persone, che potrebbe essere anche un modo per farli uscire fuori, per farli muovere e per farli uscire da questa corazza che si sono fatti, diciamo video, diciamo multimedia, e far uscire fuori l'anima davvero, non più questa barriera che si mettono davanti per cercare di essere quello che non sono. Ok, tanto ci terremo in contatto anche tramite Benedetta, sì, e ti manderemo quanto prima i video e tutte quante le dirette, perché è una cosa che a noi interessa tantissimo. Quello che è importante è condividere l'arte. Se voi volete, io la condivido sulla mia radio, mettendo delle musiche, delle cose, cercando di sistemarla, insomma, di farla più professionale, tra virgolette. Poi la professionalità non esiste, come non esiste nulla, capito? Esistiamo, ma non esistiamo. Vabbè. La pioggia, e penso che a breve dovremmo concludere la situazione. Io intanto ti mando un bacio, un abbraccio, ci aggiungiamo. Grazie. Ok. Per aver partecipato a questo, ormai diventato non caffè, ma pomeriggio poetico, chiamiamolo così. Alla prossima, Ale. Io concluderei con la poesia di Umberto, sicuramente. Sì, una bella poesia. Ricordando a bella lunga, chi ci sta ascoltando, che abbiamo creato appunto questo nuovo profilo Instagram che si chiama Caffè Poetico, dove tentiamo un tentativo di coinvolgere vari artisti che in primis cercano di manifestare l'arte e promuoverla non solo nel contesto poetico, ma in tutto ciò che gira intorno al cuore pulsante dell'arte. Quindi chiunque di voi vuole condividere le proprie poesie, video, quello che volete, abbiamo questo profilo Caffè Poetico. Umberto, sei pronto? Sono prontissimo. Hai respirato bene, sei nella giusta atmosfera, che dietro abbiamo sempre riflesso. Una scenografia particolare. Umberto, a te la voce. Flagello dei tempi andati. Questo tempo che scorre, galoppa, senza posa che non sia, fine di tutto e sagra d'oblio. Non so più nemmeno cosa fosse la calma delle sabbie sospese, artificio sovrumano di anime prese, come pesci in reti infauste, e navigare per acque astrali, senza impedimento altro, dal peso dei pensieri, stellati di oscura malinconia. Mi volgo e mi pento, a ogni passo incerto, verso il tramonto, e osservo il trapasso del sangue nel blu, asfissia celeste orfana di grida, e resto fisso con le spalle buie, a tingermi di ultimi rossori, crogiolandomi nell'oscurità che avanza, divenendo io, notte, scherno folle per la luce sopita.
Vago incessante in quest'aria, solida, compatta, figlia del nero, universo. E solo l'ebbrezza accompagna, che sale con le tenebre terrene, ambrosia di dei contrari, fari di buio nel giorno mortale, canti suadenti di essenze notturne. Che labile confine è questo orizzonte, ultima meta di menti votate al limite estremo del proprio sguardo. E cosa sono in realtà, se non parte di visioni, affrancato dal visibile, immerso nel cosmo, coi piedi legati a queste pietre, costretto a fissare solo da dentro l'immenso provante oltre un segmento. Cammino ancora, a corto di forze, risucchiate negli abissi, da un pallore orientale. Non volgo più sguardi che a una terra spenta, silenziosa astante di ogni mio pensiero. In un attimo tremo di luce velata, e gli occhi stanchi si involano verso il gelo del cielo. E tu, non ci sei. E io, sospiro alla luna. Bella questa chiusura, io sospiro alla luna. Grande Umberto, per concludere, poi ricordiamo che metteremo questi testi, noi lo diciamo, poi non lo so quando faremo questa cosa. Lo faremo, lo facciamo. Però mettiamo lo tutti facciamo. Questi testi su Instagram. E per concludere mi hai ricordato un po' questo concetto della tua malinconia, no? Mm-hmm. Questa malinconia che spesso ci pervade, no? Io penso che scrissi questa poesia sempre così un po' in dialetto, quella genuinità di cui parlava Alessandro, sulla malinconia. Maio. Si scrive meglio una malinconia, chissà perché. Quando siamo tristi, si aggrappava le parole, a una canzone, pure a Dio, qualcuno è una bottiglia. Qualcun altro chissà dove. Se trova una risposta dall'esterno, da qualcosa di distante per non sentisse fragili. Le nostre strategie ci hanno mira breve, perché è tutta un'illusione. È una quiete del momento, il cuore tuo già lo sa. Riuscita a sto labirinto. Non è che se recita la felicità. Ci tocca affrontarlo sto male che ci turba e guardarlo da vicino, ma senza sputargli in faccia, perché la cenere è vita. È la più intima realtà per conoscere chi siamo veramente e la forza che ci avevo. E quanto siamo bravi a rifiorire. È sta cura dell'anima a darci nuovi occhi, a darci le speranze e cieli da inventare. Forse questa mi sembra anche di averla già letta qui, però ormai... Potrebbe, vabbè, ma ormai... Le poesie possono anche, perché poi succede così, il libro... Non tutti ricordano tu. Quindi oggi magari con un'interpretazione... sentita proprio da quello che hai letto te e dai, oggi un'ora e mezza quasi. Sì, oggi è stata una bella diretta impegnativa, ragazzi. Penso nella prossima diretta magari potrò azzardare a leggere anche un passo del mio romanzo, visto che ormai ci siamo dilungati, insomma. Wow. Testiamo subito gli animi e non mi resta che darvi un caloroso saluto a tutti quanti. Sì, tra l'altro scrivete chi vuole partecipare a queste dirette, perché più siamo meglio, l'unione fa forza, chi più ne ha più ne metta. Tutti comunque, per uno per tutti. Chi vuole, ecco, veramente siamo lieti, perché come ripeto non è solo uno spazio mio e di Umberto, cioè qui noi stiamo facendo un po' da trade union tra vari artisti, poeti, emergenti, con esperienze vissute, anche Daniele che ci sta guardando, Camilla ti aspettiamo, io non vedo l'ora di sentire anche qualche cosa in russo. Assolutamente, abbiamo già avuto molte richieste di partecipazione, tra l'altro miei ex colleghi dell'università che adesso sono professori, e quindi perché no magari fare un bellissimo discorso sulla letteratura e la poesia anglo-americana, inclusa con quella francese, che è un po' quello che era la mia area di specializzazione, insomma. Quindi magari un discorso su Poe e Baudelaire, Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire, oppure buttarci sul mondo della letteratura e della poesia russa con la bravissima Camilla e l'amico Dragos, che tu conoscerai a breve, o ancora di più immergerci nel mondo della letteratura ispanoamericana con la bravissima Beatrice Masi, che oltre ad essere un anglista, insomma, conosce molto molto bene il mondo. Sì. Speriamo, ecco, di trovare e capire se questo orario è favorevole per tutti quanti, per i nostri ascoltatori, o magari, anzi, se scrivete anche nei commenti quale può essere magari il momento giusto, la giornata ideale, dove anche voi siete un pochino più liberi. E stavamo pensando anche, non so, un orario
tardo pomeriggio, no? Sì, come pensavamo il lunedì di farla nel tardo pomeriggio, prima serata, per permettere a tutti di accedere con più facilità e mantenere il venerdì all'incirca in questa fascia oraria per comodità, perché sappiamo che insomma alla fine delle fatiche di una settimana dire di no allo spritz, all'aperitivo con gli amici può essere complicato, insomma. Detto ciò, mi è venuta voglia di spritz. No, è 4, ancora presto, 4:20. Quindi vi chiediamo di interagire spesso, volentieri, quanto volete con la pagina. Tenteremo di stare al passo con tutte quante le vostre richieste e opinioni. Non si preoccupare. Sono un po' dei però... giorni mi perdo tra le nuvole, tra le passeggiate, mi dimentico dei social, però dai. Mm-hmm. Vedi, in due forse riusciamo, sì, a gestire. Sì, in due sicuramente. Quindi commentate, dateci delle idee, mandateci dei feed. E informateci su tutti quelli che sono i vostri desideri. Già abbiamo la conferma di Camilla. Possiamo progettare questo intervento sulla letteratura russa a gamba tesa. Che bello, dai, non vedo l'ora. Ragazzi, grazie di tutto. Alla prossima, speriamo poi di trasportare questo video anche sul profilo. Assolutamente, di Caffè, ma lo faremo a brevissimo. E un saluto, un bacio e un abbraccio dai vostri. Dai, Benedetta Bataracco. Altro che speciale notizia. Bellissimo, ho sognato una vita, le dirlo. Dai, all'altro concerto, vai. Bella, bellissima. Benedetta Bataracco e Umberto Camellini. Grazie. Io tendenzialmente certo tendo ad amare di più alla guida di una lingua nazionale, una lingua letteraria, ma se questa lingua invece che sia letteraria e tecnologica non posso far altro che servirle altro. Avete ascoltato Radio Casa Nicolassi.